Parla di se stesso. Vabbè. Allora, perché Yahweh? Yahweh è una parola, un suono, che non è neppure di origini ebraiche. È un suono che è comparso in un momento in cui la lingua ebraica non esisteva. Cioè è comparso quando Mosè, appunto facendo finta che sia esistito, no? Perché abbiamo letto prima che alcuni pensano che alcuni studiosi biblisti ebrei pensano che potrebbe anche non essere mai esistito, ma noi facciamo finta. Allora, quando Mosè porta fuori quella gente dall'Egitto, ha rapporto con uno che lui non sa bene chi è, tant'è che a un certo punto gli dice: tu chi sei? Qual è il tuo nome? E lui non è che gli dice: io sono Dio. Mai. Lui mai dice: io sono Dio. Mai. Gli dice: io sono quello che sono. Voi mi ricorderete con questo suono, con questo nome. Attenzione però, eh. Queste non c'erano. Mi ricorderete con Yahuwah. Quale fosse il suono dentro, mai nessuno lo saprà. Queste quattro consonanti sono state scritte circa, diciamo, 4 secoli dopo essere state pronunciate. Però prima non sono mai state scritte. Io ho buona memoria. Hanno ricevuto le vocali altri 1600 anni dopo. Ok? Di questo nome non sappiamo nulla. Quindi chiunque ipotizzi e dica Yahweh significa, sta raccontando una sua idea. L'unica cosa certa che sappiamo è che questo suono qui, Yahweh, era conosciuto in quel territorio prima che si formasse il popolo ebraico. Erano conosciute dalle culture che già vivevano lì. Tipo per esempio la cultura ugaritica, dove in una scrittura c'è scritto che, e lì siamo in fenicio però, un El dice: il nome di mio figlio è Yahweh. Quindi lo conoscevano prima. Quando loro sono arrivati, hanno stabilito rapporto con questo qui, e poi vediamo. Pian pianino arriviamo. Hanno stabilito rapporto con quello lì, che era conosciuto da altri prima. Una persona della comunità ebraica di Roma mi ha scritto, perché oltre a quelli che mi attaccano ci sono anche, solo che quelli che mi attaccano fanno rumore, gli altri no, ma va bene. Mi ha scritto che lui, con ogni probabilità, era il figlio giovane di uno dei capi e doveva farsi le ossa e doveva dimostrare di che cosa era capace. E la cultura ugaritica ci ricorda che uno di questi dice: il nome di mio figlio è Yahweh. Quindi, tradurlo con l'Eterno o il Signore è una pura attribuzione di fantasia. Nel momento in cui si stabilisce a tavolino che lui è Dio, allora per forza deve essere Eterno, per forza è il Signore, per forza è l'Altissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Solo che per forza non va bene, perché nella Bibbia ci racconta un'altra storia. Deuteronomio 32, è qui. Chi me la legge? Io non ci vedo, no. Allora, quando leggo io, o c'è qualcuno che vuole leggere? Leggo io. 32:8. Quando l'Altissimo, in ebraico c'è Elion, distribuiva alle nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'Adam, fissò i confini dei popoli, secondo il numero dei figli di Israele. Questo dicono i Masoreti, cioè secondo il numero dei figli di Israele. In realtà tutti i codici più antichi, compreso quello greco, dicono che lui fissò i confini dei popoli secondo il numero dei figli degli Elohim.
Qui i Masoretti hanno tolto questo perché era un chiaro riferimento alla molteplicità di questi qui e l'hanno sostituito con Israele, ok? Ma tutti i codici antichi hanno Elohim al posto di Israele. E poi dice, e quindi in quell'occasione parte di Yahweh, cioè eredità, assegnazione di Yahweh, è il suo popolo. Giacobbe è la sua eredità. Lui lo trova nella terra del deserto, nel disordine urlante delle solitudini, lo circonda, se ne occupa e dice Yahweh è solo a condurlo. Non c'è con lui nessun Elohim straniero. Ma se lui è Dio solo, come potevano esserci altri Elohim a occuparsene con lui? È nelle Bibbie che avete in casa, Non sono mie traduzioni. Allora lui se ne occupa da solo, non si fa aiutare dai suoi colleghi. E quindi questo già ci dà una prima indicazione. Tenete presente che nel Crizia di Platone e nel Timeo si racconta la stessa vicenda. Io in quel libro lì ho cominciato a mettere tutta una serie di riferimenti a Iliade e Odissea che ci raccontano le stesse storie. Oggi tra l'altro mi hanno mandato lo studio di uno di una trentina di anni fa di un filologo che si occupava di appunto filologia greca e scopro che dice queste cose qui. Vabbè, meno male. Allora, dicevo che il Crizia dice che questi qui, che in greco sono i Zeoi, si sono divisi, si sono spartiti il pianeta, se lo sono spartiti secondo le loro attitudini e alcuni di loro governavano aiutandosi l'uno con l'altro. Invece la Bibbia ci dice che lui ha fatto tutto da solo. D'altra parte la Bibbia ci dice in più passi che lui era un Ish Milchama, cioè un uomo, Ish vuol dire individuo maschio, di guerra. Lui era un guerriero. Come tale, e difatti la Bibbia è un libro di guerra, è un libro di guerra, e come tale lui non voleva interferenze nelle sue decisioni. Allora scopriamo che facciamo finta che sia vera la dottrina teologica. Dio con il nome di Altissimo conta i figli di se stesso con il nome di Elohim o se stesso e a se stesso divide, definisce i confini dei popoli, divide le nazioni e a se stesso, con il nome di Yahweh, assegna un pezzettino, piccolissimo. E dice, degli altri non mi interesso. Ricordiamoci prima che nella cultura ugaritica uno di questi El dice il nome di mio figlio è Yah. Allora, qui siamo di fronte, saremmo di fronte ad una ipotesi di per sé già abbastanza strana, cioè un Dio che si occupa di definire i confini di tutte le nazioni e dice però io mi occupo di quelli lì che ha trovato dispersi nel deserto eccetera e di tutti gli altri proprio, non me ne importa nulla. Se così fosse, a tutti gli altri intanto non può chiedere conto di nulla, perché se Dio non se ne occupa loro a Dio non devono nulla. Questo è un discorso che è ovviamente chiarissimo. Invece questo Dio che ha deciso di occuparsi di un popolo solo, teoricamente chiederebbe conto a tutti noi, che non l'abbiamo mai conosciuto, no? Alla fine della vita. No. Allora, comunque, lui si occupa soltanto di quelli lì. E potremmo dire che questo è un mistero insondabile della mente di Dio. Se non fosse il fatto che tutta la Bibbia, è il racconto di come lui, con il nome di Yahweh, usa i suoi per andare a massacrare quelli che stavano nei territori dove lui li aveva messi col nome di Elion, perché da quel momento col nome di Yahweh gli interessavano. Ma dico, se era un Dio unico, non poteva autoassegnarseli come ha fatto all'inizio? Se gli interessavano i territori dei Moabiti, degli Ammoniti, degli Amalechiti, perché andarli a massacrare per prenderli? Li ha messi lui, sempre lui. Non si ricordava più che li aveva messi lui? Ma supponiamo che non se ne ricordasse, cioè veramente, supponiamo che non se ne ricordasse, essendo lui il Dio unico, non poteva dire da domani mi occupo anche di quelli lì? Che problema? Doveva discutere con qualcuno? No. E invece tutta la Bibbia è il racconto del tentativo disperato, non riuscito,
di questo qui, di usare i suoi, per conquistarsi un territorio che nelle promesse che lui ha fatto ai suoi, leggetelo nella Bibbia, andava dal Nilo all'Eufrate, cosa che proprio neanche mai se l'è sognato di fare una roba del genere, detto quindi dal Nilo all'Eufrate sarà vostro, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti, no? Cioè che hanno preso quel fazzolettino di terra, ecco esattamente, ma non poteva autoassegnarseli, no, lui massacra centinaia di migliaia di persone che avevano un'unica colpa, stare nei posti dove lui, se fosse lo stesso, li aveva messi. Questa roba qui la possiamo accettare soltanto se non leggiamo la Bibbia. Perché se leggiamo la Bibbia non la accettiamo, non possiamo accettarla. Perché o erano pazzi quelli che l'hanno scritta, o era pazzo questo qui. Lo dico tranquillamente, tanto non è Dio, quindi non c'è problema, non è una bestemmia. O era pazzo questo qui. Ma una pazzia che si è prolungata nel tempo. Perché lui dice costantemente: io sono il vostro Elohim, voi, e sono un Elohim geloso. Voi non dovete rivolgervi a nessun altro Elohim, altrimenti io vi ammazzo. E dei suoi che l'hanno, tra virgolette, tradito, ne ha uccisi 40.000 dei suoi, che andavano con Elohim che non esistevano secondo la teologia. Quindi lui era geloso di nessuno. Che cosa diremmo noi di una coppia messa su un'isola in mezzo al Pacifico dove ci sono solo loro due e dove uno dice all'altro: se tu vai con un altro io ti ammazzo? Gli diremmo: ma con chi posso andare? Eppure era così, perché lui sapeva bene di essere uno dei tanti, lo sapeva benissimo. E adesso lo leggiamo nella Bibbia, leggiamo anche i nomi degli altri, leggiamo anche i nomi degli altri. Allora lui dice appunto: io sono un Elohim geloso. E quindi diciamo che questa sua pazzia si protrae nei secoli. Ma questa sua pazzia si sarebbe trasmessa anche ai suoi. Io ho scritto nel libro che se io appartenessi al popolo ebraico, io mi arrabbierei moltissimo nel sentir dire che i miei antenati erano così sprovveduti, uso sprovveduti per non essere, che non sapevano distinguere, visto che l'avevano conosciuto personalmente, ne avevano sperimentato la presenza nella storia, gli parlavano, mangiavano con lui, gli preparavano il cibo, poi lo vediamo anche, gli preparavano il cibo. E quindi questo popolo ebraico che aveva conosciuto l'unico vero Dio, avendo avuto con lui da Abramo in poi, facendo finta che sia esistito, da Abramo in poi avendo avuto rapporto diretto, costante, quotidiano, abbandonavano l'unico vero Dio per nessuno. Ma si può anche solo immaginare una cosa del genere? Perché noi non dobbiamo pensare come dire: vabbè, anche noi adesso, noi in fondo Dio, ma potremmo abbandonare. No, loro con questo qui avevano un rapporto costante, continuo, mangiavano e bevevano con lui, gli preparavano il cibo. Quindi come si fa ad abbandonarlo per nessuno se gli altri non esistono? Quindi anche il popolo ebraico sarebbe stato molto sprovveduto se avesse costante, visto che l'ha fatto un sacco di volte, se avesse abbandonato lui per rivolgersi a cosiddetti idoli di pietra o ai tronchetti di legno. Ma di questo qui avevano misurato la potenza dell'intervento nella loro quotidianità. Degli idoli di pietra e dei tronchetti di legno non potevano misurare nulla, ma poteva anche solo venire in mente a qualcuno di fare una scelta di questo genere. Facevano questa scelta perché sapevano molto bene che quando gli conveniva, in certi momenti per loro era meglio, pensavano, fosse meglio fare quella scelta.